Salve a tutti, sono il parroco di Gaiano, frazione del comune di Fisciano, e quest'anno con l'aiuto e il contributo di 25 animatori abbiamo organizzato questo campo estivo per i bambini dall'ultimo anno di asilo fino ai ragazzi delle scuole medie, quindi seconda media. Il motivo di questo campo estivo è soprattutto quello di aiutare questi bambini a stare insieme tra di loro, che è una delle difficoltà, perché tante volte non riescono a stare insieme, non riescono a socializzare. Allora ci siamo proposti proprio questo impegno, aiutare questi bambini a stare insieme, a crescere in maniera sana, ma anche a dare un contributo alle loro famiglie. Il campo estivo non è solamente momenti di gioco, ma questi ragazzi si alterneranno ogni giorno attraverso dei laboratori, quindi laboratori di cucina, laboratorio di creatività, laboratorio di pasticceria, meteorologico, proprio per far crescere anche questi bambini ad avere anche una conoscenza un po' più ampia. Ci auguriamo che da questo campo possano nascere sicuramente dei frutti, affinché veramente questi bambini possano essere uniti tra di loro e possano anche crescere non solo in amicizia tra di loro, ma anche in amicizia con Gesù, perché il motivo di questo campo, ecco, è anche una conoscenza più approfondita della loro fede cristiana. Quindi un grazie agli animatori per il loro impegno, per la loro disponibilità, ma soprattutto anche un grazie alle famiglie che ci hanno dato fiducia nel portare i loro bambini a vivere questa esperienza. Adesso è iniziato il campo estivo, abbiamo iniziato il 1° luglio fino al 10, è la prima volta che lo facciamo e ci auguriamo che va tutto bene. Poi se qualcosa non dovesse andare come l'anno prossimo cerchiamo di rimediare. I bambini si sono assai iscritti, sono 56 e ci sono anche gli animatori. Adesso, per non dire i nomi di tutti gli animatori, che posso dimenticare qualcuno, dico solo che siamo parecchi animatori che diamo una mano tutta la giornata a fare tutte le iniziative, di cui si cucina personalmente in vari gruppi, in vari giorni. Poi il giorno facciamo laboratorio che abbiamo fatto per l'igiene orale, come si lavano i denti, per la nutrizione, come il mangiar sano, laboratorio di pasta fatta in casa tradizionale, di cui abbiamo fatto i cavatelli. Un giorno abbiamo fatto la pittura come laboratorio, i bambini hanno pitturato e si sono divertiti tanto. Oggi abbiamo fatto la pasticceria e poi abbiamo fatto con la pasta con il sale. A loro fantasia hanno disegnato qualche cosa. I bambini sono molto entusiasti, noi animatori lo siamo ancora più di loro, perché quando andiamo a casa ci portiamo la fatica, diciamo, però ci portiamo tanta gioia, perché stare insieme a loro ce ne andiamo belli contenti, siamo contenti noi e sono contenti loro. E tutto questo dobbiamo ringraziare il parroco Don Gianluca e il parroco Don Alfonso, che ci hanno permesso di organizzare tutto questo. Poi non è che staremo sempre qua, questa è una sala in cui si svolgeranno le attività, si vede il cinema, si fa il laboratorio, poi ci spostiamo, alle 12:30 si va a pranzo. E i bambini mangiano primo, secondo e frutta. Dopo si lavano i denti, prima si lavano le manine prima di mangiare e poi dopo si lavano i dentini. Poi dopo si ritorna di nuovo qui e si fanno altre attività, come vedere un film, come giocare un po' a pallone, chi gioca a calcetto, chi gioca al ping pong, chi gioca al bowling, sono liberi. Insomma, che i bambini dopo se ne vanno a casa e sono contenti.